Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale Pianeta Oggi Reporter. Dunque andremo a conoscere un noto personaggio, mi riferisco al missionario Alex Zanotelli, che sta lavorando da tanti anni a favore della vita, praticamente sta dando tutto se stesso per questa giusta causa. Già anni fa lui diceva che con le varie e cosiddette guerre preventive ci sarebbe stato poi il caos, e infatti così poi è successo. Il sottoscritto lo ha avvicinato in occasione di un importante convegno. Vediamo. Abbiamo raggiunto nuovamente padre Alex Zanotelli. Ecco, noi avevamo lanciato degli allarmi prima che scoppiasse il conflitto USA-Iraq per le eventuali drammatiche conseguenze. Queste conseguenze purtroppo ci sono state, parliamo anche di migliaia di bambini morti. Cosa possiamo dire a questo punto? Ma io penso che a me spiace dire che avevamo avuto ragione, perché alla fine è sempre la gente che ne paga. E queste cose è molto meglio aver torto più che ragione. Purtroppo però quello che si diceva prima della guerra sta avvenendo. Io penso che le conseguenze più gravi di questa guerra in Iraq sono prima di tutto che il mondo musulmano ha percepito l'attacco contro l'Iraq come un attacco contro il cuore del mondo musulmano, da parte dell'Occidente cristiano. E questo è di una gravità estrema. Per fortuna che il Papa è stato molto chiaro e qualcosa ha mitigato di questo, ma non di troppo, perché non è facile per i musulmani capire le differenze, che per esempio che gli Stati Uniti e l'Europa non è il cristianesimo, identificano. Per cui ecco, allora le conseguenze saranno, primo, che nel mondo arabo praticamente le voci moderate scompariranno. Oggi essere moderato nel mondo musulmano vuol dire essere amico del nemico. Seconda cosa, vuol dire fomentare il fondamentalismo e il terrorismo, e ne avremo sempre di più. Anzi, io sono convinto che lo stesso Iraq alla fine sarà molto facile che cada nelle mani di fondamentalisti, mentre Saddam Hussein non era un fondamentalista, fra l'altro. Quattro, penso che è molto importante qui in questo contesto sottolineare le conseguenze poi non solo in campo islamico, ma le conseguenze in campo ambientale. Finora non ci hanno detto che cosa ha significato questa guerra per l'ambiente, non solo iracheno, ma per l'ambiente mondiale. Cioè l'ecosistema nostro è tirato al massimo ed è questa guerra non fa altro che praticamente ormai tirare al massimo questa tensione sull'ecosistema, per cui questa è una gravità estrema. Altra cosa molto grave è certamente l'uranio impoverito, quello che questo significa per le malattie. Già prima della guerra, un giornalista italiano nel libro Informazione deviata aveva affermato che il 48% del popolo iracheno fra 5 anni avrebbe contratto tumore per l'uranio impoverito. Ora questo sarà ancora peggio adesso, perché è chiaro che l'uranio impoverito è stato usato come è stato usato prima, e quindi anche questo costituirà un altro elemento. Ecco, sono tutti elementi, questo di un tassello che davvero ci dice l'assurdità di questa guerra. Abbiamo detto che era una guerra illegale ed immorale, e fra l'altro poi questa guerra preventiva, proprio è assurdo esserci una guerra preventiva, è come dire: io sospetto che domani mi ammazzerai, è meglio che ti ammazzi io prima, perché così sono sicuro che tu domani non mi ammazzerai. E questa è la logica della guerra preventiva. Non è mai esistita, non può esistere, e ha dimostrato davvero che facendo questa guerra gli Stati Uniti hanno fatto a pezzettini l'ONU,
e hanno fatto a pezzettini la legalità internazionale. Adesso tutto deve essere ricostruito. Ecco, sembra da questi eventi che questi Stati Uniti abbiano in poche parole cambiato politica, non sono più quelli di una volta, ma una nazione che vuole, degli stati diciamo, che vogliono accaparrarsi un po' tutte le ricchezze del mondo. Non è così, o sbaglio? Ma chiaramente io volevo sottolineare l'aspetto, molta gente dice che quando si dicono queste cose siamo degli anti-americani. Io non mi sento assolutamente anti-americano, ho studiato per 8 anni negli Stati Uniti, sono molto grato a questo popolo perché è un popolo molto bello. Quello che diciamo lo diciamo dell'amministrazione Bush, che è prigioniera del complesso militare industriale di quel paese. E questa è la tragedia degli Stati Uniti a questo mondo, è che il complesso militare industriale, che già dai tempi di Reagan aveva praticamente ormai preso controllo, l'ha oggi preso veramente in pugno. E sono loro che decidono le guerre e che domandano sempre più investimenti in armi, e sarà una costante guerra infinita. Ecco, queste affermazioni ci colpiscono molto da vicino a noi, perché abbiamo sempre portato avanti un po' questo tipo di informazioni, queste preoccupazioni. Possiamo parlare quindi di poteri economici occulti che stanno ad esempio dietro alle multinazionali? Ad esempio, poi ci può essere anche altre complicazioni. Ma certo, cioè al di là delle multinazionali penso che siamo nelle mani oggi di 300-400 potentissimi potentati economico-finanziari, e questa è la verità delle cose. Poche famiglie praticamente decidono tutto. Dobbiamo ricordarci che dobbiamo abbinare a questo potere incredibile i servizi segreti e i poteri occulti, che vanno dalle logge massoniche alle P2 alle mafie, e poi è tutto un giro unico fra droga, armi e potere economico finanziario. Ecco, ancora un'ultima domanda. Intanto la ringrazio fin da adesso perché sta veramente facendo chiarezza anche ai nostri telespettatori, che poi ci tengo a informarla, che seguono molto questa trasmissione, i nostri telespettatori qui della Bassa Toscana e della parte dell'Umbria. Ecco, vorrei capire questo. Questo terzo mondo è praticamente voluto. Non è perché la gente purtroppo che abita lì è sfortunata, non ha fortuna perché il sottosuolo è povero, perché per esempio l'Africa è ricchissima di materiali preziosi, quindi la cosa è voluta. E poi mi sembra che l'Africa la si tiene come una zona di discarica, vedi ad esempio le scorie radioattive. È chiaro che prima di tutto la parola terzo mondo oggi non la usiamo più, ma non si usa neanche più alla fine nord e sud del mondo. Ormai l'unica divisione è fra straricchi ed impoveriti. In mezzo c'è il muro di Berlino, punto e basta. L'Africa è davvero il continente, il più ricco continente al mondo, che paga pesantissimamente questo sistema, con guerra a non finire, e per cui l'Africa davvero, il più ricco continente rappresenta soltanto l'1% del prodotto mondiale lordo. Ecco, ultime due cose, cosa ci sente di dire ai giovani che ci seguono, e poi cosa ne pensa che sulle principali televisioni nazionali, network, coloro che in pratica hanno avuto un po' tutte le frequenze qui in Italia, che si parli sempre del contrario di quello che abbiamo detto noi fino adesso, e la gente purtroppo poi ci crede, dice sì, è una guerra preventiva per il bene, cioè cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma è chiaro che i mass media, dalla carta stampata alle televisioni, all'informatica, sono nelle mani del complesso militare industriale americano, ma anche la stessa cosa in Europa. In America, da quanto so io, grosso modo tutto i mass media sono nelle mani di 10 grandi complessi finanziari. In Italia è talmente evidente che quasi tutto, 90% nelle mani di Berlusconi, in chiave soprattutto televisiva, ma anche dal resto dell'informazione. Sì, in Italia succede queste cose. Per cui non si possono aspettare notizie o verità quando i mass media sono nelle mani del potere economico finanziario. Avremmo, cioè
avremo delle notizie che sono funzionali al sistema economico finanziario militarizzato, e questo è perché certe cose non ce le vengono dette. Per esempio, non si parla della guerra in Congo, eppure in pochi anni, 5 anni, ha già fatto 4 milioni di morti, e questo è di una gravità estrema. Ecco, per i giovani una battuta, cosa possiamo dire? Hanno speranze per un futuro migliore? I giovani tocca loro, sono l'ultima generazione. Lester Brown dice che abbiamo soltanto 50 anni in avanti per cambiare. Se entro 50 anni il 20% del mondo non avrà cambiato, è la fine. Quindi tocca ai giovani oggi decidersi che devono cambiare il sistema se vogliamo tutti sopravvivere a questo mondo. Ringraziamo Alex Zanotelli per queste informazioni, per queste considerazioni. Speriamo di riaverlo ancora una volta ai nostri microfoni a continuare a descrivere questo pianeta sempre più martoriato. Noi ci vediamo, ci sentiamo, per coloro poi che ci seguono anche dalle radio, la prossima settimana sempre alla stessa ora. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con la nostra programmazione.